Bentornati cittadini, oggi parleremo di una cosa triste, seria, ma dannatamente reale, in modo da riflettere e capire che dobbiamo veramente trovare soluzioni nel lungo periodo, altrimenti a rimetterci sarà la dignità e la vita di milioni di italiani, da qui al prossimo futuro. Parliamo quindi della povertà in Italia, che non ha fatto altro che peggiorare di anno in anno, dove il Covid gli ha dato semplicemente la tranvata finale. Oggi sempre più famiglie vivono vicine o al di sotto della soglia minima di povertà ed è un problema da affrontare presto, quanto prima. Ma intanto cerchiamo di capire assieme a che punto ci troviamo e che cosa si sta facendo o si potrebbe fare per alleviare o risolvere la situazione. Come si misura la povertà? Cosa fa di una persona l'essere considerata povera? Perché non sembra, ma è una questione abbastanza relativa. E ve lo dice uno come me che ha viaggiato spesso all'estero, anche in paesi in via di sviluppo. E c'è povertà e povertà. C'è miseria dove la gente veramente dorme sotto i ponti e mangia dall'immondizia. Gente che si lava le fontane pubbliche, vestite con un vestito logoro e che mandano i figli a racimolare denaro facendo l'elemosina. Per fortuna scene del genere in Italia ancora non ne ho viste. Ma quindi, come si misura la povertà? C'è un sistema tecnico oggettivo? Eurostat lo ha definito mettendo in relazione la presenza di tre condizioni in cui può ritrovarsi un individuo, cioè una grave deprivazione materiale, quando beni e servizi fondamentali sono inaccessibili, il rischio di povertà, quando pur lavorando si guadagna meno del 60% del reddito medio nazionale, e la bassa intensità di lavoro, quando una persona lavora meno del 20% del proprio tempo di lavoro potenziale. Detto ciò, partiamo larghi. Come è messa l'Europa? Beh, iniziamo col dire che uno degli obiettivi dell'Unione Europea è quello appunto di ridurre la povertà in Europa. Infatti ha speso molti soldi negli ultimi decenni e anzi ne spende sempre di più anche di recente. E appunto se si guardano i vari dati come della Commissione Europea oppure di Eurostat si vede che a livello generale la povertà nella popolazione europea sta via via calando, perlomeno pre-Covid. Per esempio negli ultimi 10 anni sono uscite dalla povertà in Europa qualcosa come 10 milioni di persone. Vi lascio anche dei link in descrizione con dei dati. Come potete vedere dei dati qui del grafico Eurostat, oltre la metà dei paesi europei, cioè 16 su 27, hanno meno del 21% di cittadini in condizione di povertà, con valori quindi al di sotto della media europea, che è del 21,3%. Tutti gli altri hanno più del 21% della popolazione in stato di povertà. L'Italia, come vedete, è sest'ultima, con un 25,6% della popolazione in stato di povertà. Ma non si può far di tutta l'erba un fascio. Nonostante i dati nazionali sul rischio povertà o esclusione sociale mostrino appunto un'Europa divisa in due, principalmente tra Nord e Sud Europa, la situazione cambia se si analizzano i dati a livello regionale. Ciò che emerge, infatti, sono ampie disparità all'interno di ciascun paese, con alcune regioni di stati del Nord che presentano un'alta incidenza di disagio socio-economico e regioni del Sud Europa dove invece tali condizioni sono poco diffuse. Questa mappa mostra come ogni paese europeo ha ovviamente regioni interne più ricche o più povere e viene fuori che praticamente metà delle regioni europee hanno una popolazione con oltre il 20% di persone in stato di povertà. Quello che si nota subito è che l'Italia è tra le poche ad avere, diciamo, svariate regioni in giallo e una delle pochissime ad avere persino regioni in rosso. E questo è preoccupante. Infatti potete notare la Campania e la Sicilia, per esempio. Cioè, significa che l'Italia al suo interno non ha una situazione omogenea, come invece la si può vedere in altri paesi. Al nord e al centro-nord le regioni sono sotto al 20%, mentre, come sappiamo tutti, il sud è un po' più povero e anzi, alcune regioni, come la Campania, si arriva che il 50%, cioè la metà della popolazione, è a rischio povertà o esclusione sociale. Ok, ma qualcuno di voi sicuramente si chiederà, ma Giacomo, com'è possibile? In Portogallo, Polonia, in Repubblica Ceca o Slovacca, per esempio, le regioni sono colorate in un colore, diciamo, migliore rispetto al giallo o rosso che abbiamo in Italia, o non hanno zone rosse come l'Italia. Ma se il loro stipendio medio, il loro reddito è quasi in metà di quello italiano, quindi sono tecnicamente più poveri, come fanno ad avere meno poveri? Attenti che queste mappe non misurano la ricchezza, PIL pro capite o il reddito medio, ma l'omogeneità o la maggiore o inferiore numero di popolazione che vive
sotto lo stato di povertà. Per esempio, in Polonia va bene che lo stipendio medio è circa 600-650 euro al mese, quindi poco più della metà di quello italiano. Ma è anche vero che, tra virgolette, sono, diciamo, un po' tutti poveri lì, o meglio, la vita costa poco, la differenza tra i più ricchi e i più poveri non è così enorme come invece accade in Italia tra ricchi e poveri, o in Germania o in Inghilterra, per esempio. Poi, per carità, in quei paesi c'è stato anche, insomma, decenni di socialismo comunista. Però fatto sta che il popolo è più omogeneo, quindi non c'è così tanta gente, diciamo, messa povera rispetto al resto della popolazione. Invece in paesi come l'Italia la differenza è molto più marcata, specie tra nord e sud. Ma adesso quindi col Covid come siamo messi? Purtroppo la situazione è peggiorata. L'Istat mostra che nel 2020 la povertà in Italia è cresciuta in modo sensibile, cioè circa 2 milioni di famiglie sono in povertà assoluta. Cioè si intendono nuclei familiari che più o meno in media hanno 2 o 3 persone, quindi si fa presto ad arrivare a circa 5 milioni e mezzo di persone. E l'Istat dice che di queste, 1 milione di persone sono cresciute soltanto nel 2020, colpa della crisi Covid. Cioè, 1 milione in un anno, vi rendete conto? Ma è successo prima, è un record negativo. E tutto questo succede comunque anche se dal 2019 esiste il reddito di cittadinanza e poi il reddito di emergenza fatto durante la pandemia. Quindi vedete che alla fine la cosa, diciamo, la crisi è più strutturale e non basta un, diciamo, assistenzialismo nudo e crudo e basta per salvare la situazione. In più c'è poi da dire che ci sono poveri e poveri. Infatti la povertà in Italia oggettivamente a livello tecnico si divide in 2 parametri: la povertà assoluta e la povertà relativa. Quando si parla di povertà assoluta si fa riferimento all'idea della semplice sopravvivenza o a quella di un livello di vita ritenuto minimo accettabile, cioè è sinonimo di miseria. Di quella situazione, cioè, nella quale la carenza di risorse a disposizione dell'individuo è così profonda che la sua vita stessa è messa in pericolo o quantomeno è condotta in condizioni disperate. Cioè è legata praticamente alle necessità fisiologiche di base come mangiare, curarsi, bere, vestirsi, cioè sopravvivere. Mentre la povertà relativa invece è correlata agli standard di vita prevalenti all'interno di una data comunità e comprende appunto i bisogni che vanno al di là della semplice sopravvivenza, cioè dipende dall'ambiente sociale, economico, culturale e quindi varia da tempo a tempo nello spazio. L'aumento della povertà assoluta si inquadra nel contesto di un calo record della spesa per i consumi delle famiglie, su cui si basa l'indicatore di povertà. Secondo le stime preliminari dell'Istat, infatti, nel 2020 la spesa media mensile torna ai livelli del 2000, quindi se torniamo indietro di un bel pezzo. Rimangono stabili solo le spese alimentari e quelle per l'abitazione, mentre diminuiscono drasticamente quelle per tutti gli altri beni e servizi, si parla del 20%. Però ti credo, con i vari lockdown. Al sud il fenomeno è più diffuso, ma è nelle regioni del nord che è cresciuto di più. Colpiti soprattutto i lavoratori tra i 35 e i 44 anni e le famiglie numerose. Vivere in una grande città o in un piccolo comune non fa la differenza rispetto all'aumento di povertà. Infatti, rispetto al comune di residenza, l'Istat non rileva incrementi particolarmente differenziati. L'incidenza di povertà assoluta passa dal 5,9 al 7,3% nei comuni di area metropolitana, dal 6 al 7,6 nei comuni di periferia con più di 50.000 abitanti, dal 6,9 al 7,9% nei restanti piccoli comuni. L'incidenza di povertà tra gli individui minori di 18 anni sale, infatti, di oltre 2 punti percentuali per un totale di bambini e ragazzi poveri che nel 2020 raggiunge 1.346.000 unità, cioè 209.000 in più rispetto all'anno precedente. Le stime mostrano che un peggioramento anche per gli individui nelle altre classi di età, ad eccezione degli ultra 65 anni, per il quale ovviamente rimane sostanzialmente stabile grazie alle pensioni che rappresentano un'entrata stabile e sicura ogni mese. Quindi in sostanza troviamo che i più colpiti sono i giovani, le famiglie numerose e le donne. In più sono stati colpiti anche cittadini che vivono al nord Italia e per fortuna loro non avevano mai conosciuto crisi e miseria fin prima del Covid. Cioè, dall'oggi al domani tanta gente si è trovata disperata o andare a mangiare alla Caritas e fin prima magari lavorava. E questo è il disagio sociale enorme. Però appunto i dati ci dicono, e vi lascio anche qui sotto i dati Eurostat, Istat, che comunque l'Italia non se la passava bene nemmeno prima del Covid. Il Covid non ha fatto altro che amplificare
la, diciamo, cattiva gestione sociale e politica dell'Italia e quindi andare alla mazzata finale, se vogliamo dirla in termini stretti. E di chi è la colpa? Non se ne ricava nulla in colpa a qualcuno. Sicuramente, a mio parere, la colpa principale ce l'hanno, diciamo, la classe politica, la pubblica amministrazione, le amministrazioni locali, perché appunto non hanno fatto politiche atte a far crescere il lavoro, il welfare state sociale per i cittadini, l'educazione, l'istruzione, non hanno investito in ricerca, in cultura, in infrastrutture strategiche. Non hanno reso l'Italia un paese flessibile a livello economico, non hanno fatto una riforma sulle tasse, non le hanno abbassate, non hanno fatto riforme sulla burocrazia, la pubblica amministrazione. Hanno abbandonato se stessi, diciamo, le persone in difficoltà o le periferie urbane. Non hanno sostenuto il sistema produttivo, non hanno creato un sistema che potesse collegare, diciamo, le scuole alle imprese o reinserire i disoccupati nel mondo del lavoro, non hanno fatto formazione. Sono tante le cose, le sappiamo, non posso fare una lista della spesa. Però tutte queste cose, dopo anni e anni di, diciamo, lascivi dove non se ne è fregato più di tanto, oppure qualche mancetta elettorale per far contenta la gente dall'oggi al domani e basta, poi però negli anni questa cosa prima o poi ti ripresenta il conto. E poi i giornali o i politici si chiedono perché gli italiani perdono e hanno perso la speranza, la fiducia nella politica, oppure evadono le tasse. Fatevi una domanda e rispondetevi da soli. Ah, ma tanto poi c'è il politico di turno che dà la colpa agli immigrati, il politico di turno che dà le mancette elettorali o che crea un altro assistenzialismo. Povera Italia. Alla fine l'essere umano è così. Finché l'acqua non tocca il sedere, le cose continuano ad andare sempre male come sono sempre state. Lo sapete anche voi, serve mettere mano a tutto, all'apparato statale, alla pubblica amministrazione, bisogna fare riforme a tutto spiano, ma bisogna farle con granus salis, bisogna essere razionali e ragionevoli e mettersi a lavorare subito per far profonde, radicali, quasi rivoluzionarie riforme su tutto. Fidatevi, cari concittadini italiani, il recovery plan di Draghi è utilissimo, sicuramente darà un bello scossone, ma non cambierà più di tanto la, diciamo, struttura nazionale, non creerà basi solide per un futuro migliore che ci avvicina a paesi come Svizzera, Germania, per esempio. E non ve lo dico solo io, è venuto fuori anche da sondaggi recenti, vi lascio qui i link, che praticamente il 40% degli italiani la pensa come me. Bello, sì, meglio di niente, sto recovery fund, speriamo bene, ma non è che sarà tutto rose e fiori domani mattina. Ah, sempre che il recovery fund arrivi, si parta, sempre che Draghi faccia la riforma sulla pubblica amministrazione, sulla burocrazia, altrimenti ciaone se riesce a fare riforme. C'è una soluzione a tutto questo? Sì che c'è! E si possono fare molte proposte concrete, realizzabili, studiate, meditate, verificate, anche attraverso professionisti, ma anche attraverso semplici cittadini, che passano dal lavoro, all'educazione, alla giustizia, alla burocrazia, un nuovo sistema di fiscalità e tassazione, un nuovo sistema di welfare e tanto tanto altro ancora. Ma per questo appunto vi farò tanti tanti video nel prossimo futuro e cercherò di spiegarvi tutte le proposte e le cose che si possono fare, che molti paesi già fanno, che sono proposte già studiate e realizzabili e che potremmo proporre anche in Italia. Per questo vi chiedo di seguire il mio canale, di iscrivervi, di cliccare magari anche la campanella per ricevere notifiche di quando faccio i video, due volte alla settimana, il martedì e il venerdì. Se volete ho anche il profilo Instagram e Facebook. Vi ringrazio molto per avermi seguito. Vi ricordo sempre che è importante leggere, informarsi, prima di criticare e giudicare. Bisogna farsi un'idea valutando tutti i punti di vista possibili. E come sempre vi ricordo anche il mio secondo progetto. Progettone. Quello di fondare un nuovo, sano, moderno e liberale partito politico che possa finalmente realizzare i sogni di un'Italia migliore. Un partito basato sulla ragione, il buon senso, il dialogo, la scienza e la cultura, che combatta le derive populiste, l'ignoranza e la superficialità della politica moderna. Un partito del vivi e lascia vivere, che dia la possibilità a tutti di poter eccellere e crescere, raggiungendo il benessere come vuole, investendo sulla ricerca, cultura, lavoro, diritti sociali, innovazione, istruzione e un sacco di altre belle cose, che si basa sui fatti, sui progetti, sulle fonti, sul metodo scientifico, dove ognuno apporti le proprie competenze e capacità. Non per niente abbiamo un iniziale programma vasto e strutturato e cerchiamo il supporto di chi vuole contribuire a farlo crescere. La perfezione non esiste, ma almeno si può provare a fare qualcosa, invece che soffrire, lamentarsi e basta. Ma mi serve il vostro aiuto, sostegno, supporto di idee, di proposte, volontariato, contributo economico. Chiunque può fare qualcosa, basta volerlo.
vi lascio qui delle informazioni. E andate a leggervi l'iniziale programma politico, magari. Grazie ancora e ci vediamo nei prossimi video.